Nello splendido palazzo di Piazza Farnese, dove Santa Brigida di Svezia visse e morì nel luglio del 1373, si attende con gioia la canonizzazione dell'altra fondatrice, Elisabetta Esselblad, nata in una famiglia luterana nel 1870, a cinque secoli dalla morte della sua madre spirituale conterranea e convertita al cattolicesimo all'età di 32 anni. Brigida venne a Roma alla vigilia dell'anno santo del 1350 per sollecitare il Papa ad approvare il suo nuovo ordine. Elisabetta Elisabetta nel 1903, l'anno successivo al suo battesimo, visitando la casa dove Santa Brigida di Svezia aveva vissuto, comprese di doverne proseguire l'opera. L'abbadessa generale, che giovanissima conobbe Madre Maria Elisabetta Esselblad, la ricorda così. Ma mi chiamava spesso nella sua stanza, mi faceva sedere e io piccolina come ero, dico io, non ancora 15 anni, Dici, figlia, vieni perché la madre vuole parlare con te. E allora mi sedevo vicino al letto perché lei non stava bene e lì facevamo un'ora bene, bene, bene di, 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 di colloquio. Ma che santa che era, guarda. Io forse vivo ancora di più perché penso sempre a essa. E amava ogni persona, ogni persona. Dici, figlia, Ognuno dobbiamo vedere in Gesù nelle persone che noi incontriamo. E infatti è così. È così. Dobbiamo volere bene e rispettare tutte le persone, perché nelle persone noi vediamo il Signore. E io con questa fede in Gesù, io prego a Gesù che quella persona possa ricevere quelle grazie che questa persona desidera. Anche se non me lo dice, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Ecco, io picchio, io cerco, io chiedo la grazia. Faccio la domanda a Gesù e Gesù te la trasporta a voi. Così è. Insieme al ricordo strettamente personale, Madre Tecla esprime la gratitudine per una chiamata avvenuta anche grazie alla Santa Madre Elisabetta. Io vi devo dire la verità. E per voi faccio un'occasione. Io sono entrata molto giovine che non era neanche possibile di entrare, ma siccome ho conosciuto la madre Elisabetta, per grazia di Dio, a Roma, allora la prima cosa che ho fatto, non so che tu a 13 anni o 15 puoi entrare in un convento. E io mi sono trovata sola con la madre e ho detto, madre, io desidero una grazia. Oh figlio, beh, io posso pregare, mi dica. E stava sul letto, era malato. E io ho detto, madre, questa grazia voglia e desidero di entrare in convento subito. Ma dici tu non hai l'età. Madre, l'età cresce da sé, lei mi lascia venire. Ma tu sei giovane, ma appunto perché sono giovane? Poi vedi, poi non faccio bene, lei mi manda via. E così mi hanno chiamato dentro e mica mi hanno cacciato più fuori. Grazie a di Dio, sono stato bene, felice fino ad oggi come voi vedete. Nel cuore di Roma sono custodite così le reliquie della mistica del nord, la compatrona d'Europa, ma anche le spoglie mortali della pioniera dell'ecumenismo. Così San Giovanni Paolo II definì colè che con grande coraggio, su ispirazione dello Spirito Santo, ricostituì l'Ordine di Santa Brigida nel 1911, rispondendo ai segni dei tempi. L'apostolato di Maria Elisabetta fu ispirato dall'ideale ut omnes unum sint. E la sua vita si contraddistinse per la carità operosa. Nel 2005 fu riconosciuta giusta tra le nazioni. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, mise a rischio la propria vita e quella delle consorelle per dare rifugio e protezione a molti ebrei perseguitati. E trasformò la casa in un luogo dove dare aiuti a quanti erano in necessità. Io lo chiamavo Madre Santa, Madre Santa ma era di una bontà unica e non solo verso noi religiose, ma specialmente verso le persone bisognose. La madre ha aiutata tutte, tutte, tutte. ha anche insegnata a me ad aiutare le persone che erano in necessità a quei tempi. E allora noi facevamo tutte le, le, come si chiama, le scatole piene permettere tutto quello che le persone avevano di bisogno. Questo era quello che la madre faceva, aiutare a tutti, specialmente bambini. I bambini non dovevano soffrire perché i genitori non avevano il necessario. A 18 anni la giovane svedese emigrò in America per aiutare economicamente la sua famiglia. Qui visse circa 16 anni lavorando come infermiera a New York e a contatto con la sofferenza affinò la sua sensibilità umana e spirituale. Fin da bambina nella Svezia, paese dalle molte confessioni cristiane, Elisabeth era alla ricerca del vero vile, avendo letto nel Nuovo Testamento che ci sarebbe stato un solo vile e un solo pastore. Pregò molto per essere condotta a quello vile. Il Signore glielo indicò. Per questo divenne pioniera del dialogo ecumenico. Qual è l'attualità eh, della santità di Maria Elisabetta? Che cosa dice questa santa agli uomini di oggi? Vede la madre Elisabetta, è una persona che ha affrontato l'ordine per aiutare ogni persona e di conseguenza la madre ha affrontato noi. Dando a noi la, la grazia, perché è una grazia di stare in questo ordine, di fontare l'ordine proprio per la rinnovazione dei nostri fratelli, luterani e non luterani. L'ordine lavora per tutte le persone e diamo la nostra vita così come la Madre ce l'ha impostata. La tua voce mi ha chiamata all'Eterna Roma, alla casa di Santa Brigida, scrisse Elisabeth. La lotta è stata grande e difficile, ma la tua voce è così esortante. Signore, prendi da me questo calice, che non è mio senza la tua volontà. Le tue mani trapassate hai teso verso di me per esortarmi a seguirti sul sentiero della croce fino alla fine della vita. Ecce Ancilla Domini. Signore, fai di me ciò che vuoi, mi basta la tua grazia. Divenne la fondatrice dell'ordine che si distingue per il copricapo con la corona che ricorda le cinque piaghe di Nostro Signore e che fa suo il motto Il mio amore è crocefisso. La sfida più bella che noi abbiamo in tutte le nostre case è proprio quello che ha messo alla madre Elisabetta. L'adorazione, figliola, svenite che ve lo voglio far capire. La fondazione Dell'Ordine del Santissimo Salvatore, specialmente con l'adorazione al Santissimo Sacramento nel pregare, non è nel fare, ma tutte le comunità devono pregare. E perché devono pregare? Per tutti i nostri fratelli. Anche voi, senza che lo sapete, noi preghiamo per tutti.